Bentornati ragazzi. Ciao a tutti. Come potete sentire, abbiamo cambiato ulteriormente sistema audio. E se vi facessimo vedere come siamo messi qui, insomma, archetti che non si sono mai visti nella vita. Però dovrebbe essere molto 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 ottimo. Facciamo un piccolo recap. Sì, avevo detto che avrei farmato pochino e in effetti l'ho fatto, ho fatto circa 3 livelli e ho scoperto un arco di precisione. Non avevo ancora usato un arco di precisione, questa è la prima volta. Posso sparare adesso frecce dirompenti di precisione e mietitrici. Fa male. Ho sbloccato la tripla freccia. Gli posso andare in giro con 3 frecce e shottare quasi qualunque cosa. Insomma, il gioco si è un po' semplificato adesso. Abbiamo scoperto tante cose, tipo che puoi far cadere i pezzi di armi dalle macchine e usarli. Sì, l'utilità della freccia dirompente era un attimo, insomma, è importante, non l'ho mai usata, quindi. E adesso andiamo avanti. No. Eravamo rimasti alla missione di Erend. He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. Avevamo detto che avremmo messo un attimo on hold la main quest dell'altra volta, ovvero quella dell'esplorazione degli antenati e robe varie. E avremmo continuato un attimo questa. Vediamo se qua vendono robe diverse. Una fionda esplosiva delle ombre che costa tantissimo, peraltro. Questo è l'arco che ho comprato. Molto forte. E questo è l'arco che devo comprare. Mi manca il Caratauro. Adesso non ho più paura di uccidere Caratauri. Quindi se li troviamo li potremo picchiare tutti. Magari senza farsi travolgere. Ora dobbiamo trovare la gente di Marant. Come? Non lo so. Seguendo le tracce. No. Tracce? Dall'altro lato. Sì, ma non c'è. Ah, sì, salgono. C'è. Vero, non vedevo. Sinistra. Zero pezzettino di merda. Has to be Murad's guy. Durval's thugs must have made him. Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Durval's location. And my men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. Che aggressività. Già. Bene, abbiamo trovato questo bel corpicino e adesso dobbiamo andare al campetto per incontrarci con Erend. Ok, sembrava non potessi andare. Abbastanza morbido anche qui, dai. Sacche medicinali non sarebbe un male trovarne un pochino. Tafunni in radice che è sempre un Beh, però ho uppato un po' gli zaini, quindi ho un po' più spazio rispetto. Vabbè, tanto. Non ho ancora imparato la forma dell'oristella. Perché ogni pianta è diversa. Perché la piro radice è molto simile. L'altro oristella fa un po' schifo da pochissimo. No, però è quella che c'è di più. Occhio. Cos'è? Il graziatore, quello coi laser. Oh, gli è rimosso il laser. Così occhio. Oh! Tanti! Cannone del graziatore.
Come si usa? Come dicevamo, si possono usare le armi delle macchine. Però ovviamente sono armi pesanti. Quest'arco è fortissimo. Il problema è tutto il resto. Esatto. Ho finito le pozioni. Yay. Sono riuscito a farlo cadere. Prendiamo molto velocemente questo. Per favore, muori. Ok, c'era adesso anche un alligatore più avanti. Io ammazzo tutti. Tante cose brutte. Pochi proiettili, ma quelli che ho, minchia, sfondo tutto. Occhio. Cosa sono quelli? Alligatori. E beh. Ma che frecce sono? Gli ho tolto tutto? Sì. Però quello lo fanno ancora. Dico che ce ne sono un po' anche altri. Ah, è una ruletta. Nerf this, please. Se la tiro lì sopra? Sì, volano via componenti perché è bello. Però fanno sempre fastidio. E ci muori, mi sa. Non so, forse posso fare delle pozioni, ci spero. Sì. Oh! Dovrei averla presa la componente. Sì, ma non è un esplodo. Ora in pieno. Ora sì. Infatti è scoppiato. Ok, è tutto. Come potete vedere, il gioco è radicalmente cambiato, almeno per me. Mi sento molto, molto più forte perché ho l'opportunità di giocare in maniera particolarmente varia. Affrontare le cose non tutte allo stesso modo, ma penso come debba essere giocato. Vedere punti deboli, far saltare le cose, riutilizzarle. Insomma, certo che usare il cannone del razziatore contro i razziatori aiuta. Soprattutto perché loro non te lo usano contro di te. Esatto, dato che il loro cannone, diciamo che non è proprio tanto amichevole. Già. Difatti, queste frecce sono molto, molto forti. Purtroppo sto finendo un materiale che mi serve per craftarle. Dobbiamo andare a uccidere i polli. No, cos'è? Era Rombo guscio. Rombo guscio, esatto. Longipede. Longipede. I polli. Già, tacchini che io amo tantissimo. E no, ma tu in realtà gli fai scoppiare i serbatoi di acqua gelida. Mm. Se gli fai saltare tutti, loro non ti sputano più ghiaccio. Vero. Quindi teoricamente. Wow. Li puoi rendere inoffensivi. Sì. Puoi far strisciare qualunque macchina. Avis Tempesta.
Sono quelle cose che volano. Nope. Non ci arrivo. Vabbè, vai avanti. Sì, stavo giusto incoccando le tre frecce in modo da riutilizzarle quando serve. Che quella è una cosa bellissima, incocchi le frecce e poi quando ti servono le spari. Già. Rimango lì. Vero che comunque la ricarica è molto veloce, eh? No, dell'arco di precisione è lento. No? No, no, è lento, è lento. E lì entra in gioco la praticità. Capito. Una praticità pessima come l'arco di precisione. Insomma, sarebbe un po' particolare, Sbagliato. quantomeno. Bene, non ho pozioni e devo entrare lì dentro. Non vedo l'ora. Voglio il tuo cannone, amico. Oh, poveri. Looks like they've been chained up. Chi incatena le macchine? Tinker. He probably experiments on them or strips them for parts. Maybe I can use them to make some trouble. I'll go in first. Hold off until the fighting starts. Certo, devo raid. Sì. Got your back. Chi è il tizio a destra? Gente di Erend. Uccidi gli stranieri e le macchine. Da lì. Bravissimo. Allora, razziatore, però gli togliamo subito i cannoni perché mi fanno paura. Il cannone è quello lì, giusto? Sì. O questo? Oh, mi sa quello. Non è questo. Esatto. I hope so. Facciamogli saltare tutto in ogni caso. Sì, comunque è a terra il cannone del razziatore. Insomma, non ho neanche particolarmente bisogno di andare stealth. No, prendi il cannone. Il problema è che Oddio. sti cosi fanno comunque Fanno un comunque male male. porco. Più che altro perché ti bombardano anche da altre parti. Non è il razziatore che a me fa paura, se mi prende mi fa malissimo. Mamma mia. Perso. Ok. Ok. Ok, razziatore è comunque il razziatore. Anche senza cannone. No. È bello perché glielo puoi usare contro, però. Diciamo che glielo faccio cadere. E stai nascosto. Esatto. In realtà mi conviene forse questo. Quello è un pollo. Quello è un pollo, infatti. Era quello davanti. Esatto. Durval's men. It's about to get ugly. I hope so. Ok. Ma perché me? Perché lui attacca da dove vede arrivare i colpi. Quindi comunque attaccherà sempre te. Ma lo attaccano tutti! Ma tu hai la priorità. Perché Ma perché? sei il protagonista del gioco? Cioè, come cazzo schivo un razziatore? Wow. Oh, devo dire che gli hai fatto molto male. È zoppo. Sì, l'hai azzuppato. Micchia bobina lacerazione. Pesante. Devo non morire. Già. Con calma. Ora io andrei a prendere il cannone. Ancora c'è quella macchina. Catena. Sì. Longipede. Io toglierei invece roba longipede. No, vedi cosa fa. Attaccate.
usando troppe di queste frecce, però. No, nessun nodo. Arriva. Nelle macchine siamo a posto. Cioè, se sto un attimo in silenzio mentre picchio roba, non ve la prendete, è impossibile parlare, mi sento molto a disagio e è complicato. Occhio che sei troppo avanti. Beh, qualcuno è morto. Sì, un paio. Un po' più di un paio, sai. Sono altre macchine comunque. Senza contare, oddio. Giudicare dal danno è una vedetta. Una povera vedetta. Prova a liberare il longipede invece, senza farti vedere dal longipede. L'ho liberato. Forse si attaccano fra di loro. No, penso che dovrei fargli l'override prima. Probabile. Mi sa di sì. Quando gli spari tre succede. No! Oh porca. No, non l'ho visto che saltava. Mi hai fatto fare una cosa bruttissima. Sì. Mi hai ucciso e mi hai fatto perdere una bobina enorme. Mannaggia a te. Niente, sono a fargli prima l'override. In tal caso posso fare l'override a lui? Sì. Non mi vede per il tacchino. Prima ammazziamo il tacchino. Ma non so se posso fare l'override al razziatore. Non lo so, non mi ricordo. Sinceramente. Posso guardare, credo. Non mi ricordo, però sì, puoi guardare. Abilità? No. Non saprei come, onestamente. So che posso, ma. Catalogo macchine. Override bloccato. Okay, quindi ammazzo prima lui, poi faccio l'override sul longipede. Allora, cannone, lo saluti. Saluta anche questo. No, è ancora sonnato. No, più che altro non ha perso il cannone. Come non ha preso il cannone? Ce l'aveva ancora. Ok. Ora l'ha perso. No, sì, vabbè, mi ha anche buttato via. Ma che cosa sei? Sì, ma... Per favore, dai, ammazzami, che cazzo è? Ma te ne un baffanculo, eh. Cattiveria sti cosi.
zoppato? Sì. E io un po' troppo sono... male. No, no, sono troppo forti. Ma cioè, mi faccio... Ma mi refulla, qualcosa mi refulla. Fanno movimenti strani. Sono imprevedibili, tanto. Sì, veramente. Cioè, dai, cosa vuol dire questo? Cioè... Michele, avevo fatto tutto perfetto prima, mi hai fatto crepare come un idiota. In mezz'ora che siamo qui come... Ah, calma. Ah, prima analizzami tutte le parti. Cannone, il cannone è quello. Catene. Ah, ma quelle sono le catene. Si riescono a rompergli le catene? Queste sono catene, quelle sono a due catene, però mi sa che con le frecce gliele rompo a prescindere. Mi sa di sì. Ah, quello è un cannone. Vedi, gliele hai già rotte tutte. I hope so. Intruders! Unleash the machines! Shoot their chains! Ma era lontanissimo. No, ma non ti dà tempo, che cazzo. Non puoi neanche mirare. Ma se... io voglio sapere, se lui nel mio schermo è lontano, perché io sono colpito così brutalmente? Cioè... È lo stesso principio delle pietre e dei corruttori che ti colpiscono a prescindere. Ho capito, ma che hitbox di merda che ha sto gioco. Il colpo ti arriva prima ti arriva quanto prima di quando realmente ti arriva. Lo vedi. Sì, sì, sì. Che se tu provi a schivare all'ultimo in realtà non funziona, no, come se tu fossi indietro di un paio di frame. Ti arriva più prima. Di un paio. Allora. Cannone. Qualcos'altro. Riesco a prendere quello sotto. Sì. Se lo prendi in testa lui si cappotta. Il problema è che non è facile perché lui si muove tantissimo. Gli ho fatto saltare qualcosa. Qualche parte corazzata. Dai! Ok. E tu muori. E la bobina. Vedi che c'è. La bobina te la droppo. E adesso devo fare l'override sul tacchino. No! Ma mi hanno liberato il tacchino! Sì. Dove sta andando? Ma dove va? Da Eren. Per carità, a me va anche bene. Dai, perlomeno gli NPC non sono troppo pippe. Ma più che altro se mi danno tempo di caricare tre frecce... Il fai danno tutto glielo tu. Faccio. Tra l'altro lì c'è un tipo un boss in mezzo. Quello col teschietto sopra che l'ho ucciso. Eh sì, no, ce n'è un altro là sopra. Sulla, vedi? In alto. È troppo in alto. Sì. Oh, aia. Ci ho preso.
Quello lì. Oh, una pozione, grazie. Ma dai, ma era in testa. Ora. 30 colpi alla testa su nemici. C'è qualcuno con un'arma non molto bella. Quello col teschio. Sì. Ma perché non l'ho detto? Non lo so, perché... Ah, c'è davanti la lanterna. Quello in testa, chiaramente. No? No, quello col teschio è ancora lì sulla sua torre. Tranquillo. Non è facile prenderli quando camminano, però. No, per niente. Tra l'altro Erend, se vedi, lancia tipo frecce gelide. Sì. Devo smetterla perché ho finito gli alberelli. Non posso più andare in giro a picchiare robe. Dobbiamo raccogliere. Il problema è che non posso. Alberelli in giro. Questo non fa danno, ovviamente. Ma... alternativa è andare così. Tutti noi. E fargli male in maniera molto convenzionale, direi. Molto old school. C'è quello lì col teschio. Sì, 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 lo so. Adesso vado a prendere. Volevo vedere se c'era qualche roba pozione. Perché insomma, ne ho uccisi un po' e le pozioni queste ce le hanno. Sì. Però hanno frammenti di metallo più che altro. Beh, una me l'ha data, sono già contento. Oh, rombo coso. Questo era l'old blu. Sì. L'altro. C'è anche un loot verde. Ma me lo prendo, ecco, vedi. Era dietro, un altro. Qua c'è qualcuno. Ah, una vedetta. Oh. Mi fa quasi pena. E non gli puoi fare l'override. Vedi? A parte che devo per forza ucciderla. Cioè, devo uccidere le macchine, quindi... No. Ci ho quasi pena. C'è col teschio... Povera, è questo. Sopra. Io come ci arrivo? Ci arrivi... Da qui, mi sa. No, nemmeno. Sì? No? E come ci arrivi? Buh? Da dentro? Non posso mica aprire le porte. E allora solo con l'arco, mi sa. Che probabilmente se arrivi da dentro, però non ci puoi andare. Spiace, quello fa male. Trova Erza. Non è ancora finito. Notato. C'è altra gente. Ah. No, io overraidabile. No, ti ho detto, sono... Finché sei... sono in catene non sono overraidabile. No. Perlomeno quelli droppano il rombo coso. Ma sono anche relativamente facili. Così sì. Ma in realtà posso anche ignorare quel cacciatore. Sì, lascialo stare, assolutamente. Cioè, Erza è qui. Ma. Tanto è legato. Vedi? È sempre solo il razziatore. Sì, anche se mi vede non importa nulla. Fino a che non lo liberi. No. Yeah. Bombe? Trappole.
Oh mio Dio. Ciao. E se quelle le faccio scoppiare? Boh. Ma non mi vede? No. Fight or run. Non ti vede. Ti sta cercando. Sconfiggi i campioni di Derbal. Oh! Vedetta? No, ha liberato il razziatore. Mi ha spaventato. L'ha liberato lui. Sapevo che dovevo ucciderlo prima. Mannaggia. Spaventato tantissimo. Come rovinano male a terra. Data liscia, dai. Mamma mia, non ci credevo neanche, appena l'ho visto arrivare mi sono preso veramente male. Già. C'è un qualcosa di usabile lì, tipo. Il cannone. Fatti. Amico, un regalo. Ciao. Ursa must be in there. We have to get through. Così è facile facile. They must use these to protect themselves from that awful sound. Cosa sono? Tappi. No, secondo me no. Ah, sì. Ah, per entrare qui dentro. No, devi andare lì proprio. Senso. Non c'è niente fuori da lottare? No, non mi pare. No, no. Mi ha finito io... Ah! Si consumano una quantità sproporzionata di legnetti così. Già. E io non ne raccolgo da una vita. E adesso riprenderemo a raccogliere legnetti. Già. Cos'è questa roba? Questa è la macchina che c'era... È lo stand della macchina che avevamo trovato. Dove sì. Abbiamo trovato la finta Ersa. Vero. Aaron? Ciao. Durval tried to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Why didn't you come for me? I know I'm a useless trunk. Poverino. No, idiot. I got a message from Durval saying he wanted to parlay. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. Now listen, Durval's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Quanto è passato? Penso una quarantina di minuti. No more playing around. You're gonna have to grow up fast. 37. I will. I promise. You damn well better. No, dai! Ma no, no, no! No! Please! Ma... No. No, non è possibile. C'è tutto sto casino.
E ti muori lì. No! Mio Dio, dai. Ma povera. I'm so sorry. You've got to find Durval. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. Ma che tristezza. E ispezioniamo l'officina. Such a strange device. It's beautifully crafted. This machine's been picked apart with precision. What happens when I turn it on? Non lo so, non ma. I think I've got it working. There. Now, say something. Both of you, Doves. I don't know. What do you want me to just notes about crafting? Ti ha interrotto l'audio? Sì. Poi voglio risentirlo. Diario di Durval? Sì. Ma questa è quella di prima? Credo, forse no. Questo è il diario. Niente di che. No, volevo sentire l'audio. Sì, ho capito. So quale fosse. Non lo so. No, non saprei neanche riprenderlo. Se non è questo. Sì, Durval. Sì. I think I've got it working. There. Now, say something. Both of you, Doves. I don't know. What do you want me to say? Whatever you want. I just want to hear your voice. Durval, donna, bambina. Oh, è la sua famiglia. No. Ok, quindi ha una famiglia. Sì, che gli è già stato detto che gli è stata uccisa dal padre del tizio. Abbiamo già scoperto. Sì, ma la famiglia può essere anche viva. Come? Lo so. Anche Ersa era morta. Sì, ma quelli sono morti veramente. E questa è andata. E non mi pare ci abbia dato nulla di nuovo. Vediamo. E invece sì. Invece sì. Il sole cadrà. E continuiamo con questa, dai. Va bene. Penso che ti faccia tornare a Meridiana. Penso anch'io. Sì. Decisamente. Va bene, io direi che questa è andata. Possiamo anche salutarci qui, credo. Siamo più o meno a 40 minuti, inutile che la tiriamo su per le lunghe. Sì, sì. Per cui, insomma... Dopo tanti fallimenti e morti varie, siamo riusciti a farlo quel pezzo, dai. Ce l'abbiamo fatta. La prossima andrà meglio, ce la possiamo fare. Per cui ragazzi, grazie per averci seguito e alla prossima. Buon proseguimento.